In questi giorni nel mondo cattolico si avverte questa contrapposizione tra la festa di ogni santi e quella di Halloween. Non mi addentro ora sull'origine delle due feste che oggi hanno in comune soltanto la data e nient'altro, fatto peraltro non casuale, ma sposto la riflessione su un altro ambito, ovvero perché ha tanto successo la festa di Halloween anche in ambito cattolico? Perché proprio in questo ambito bisognerebbe chiedersi se si è ancora capaci di mostrare il bello, il vero, l'autentico, se si è ancora capaci di mostrare la testimonianza di questo enorme patrimonio che è rappresentato dalla vita dei santi, i veri supereroi dei nostri tempi, di cui in questi giorni ne celebriamo le gesta. Ma chi sono i santi? I santi sono coloro che usano la testa e non la zucca. Sono coloro che il dolcetto te lo offrono gratuitamente, senza invece cercare di estorcertelo a fronte di una minaccia. Sono coloro che non usano maschere, ma piuttosto ci mettono la faccia, la loro faccia, e ce la mettono per dare testimonianza all'unica verità. Sembra ovvio che si voglia scimmiottare una festa cattolica con qualcos'altro, che di santo pare avere davvero poco, direi anzi nulla. Perché puoi utilizzare i simboli della morte, della paura, della sofferenza? Perché orientarla soprattutto ai bambini? E poi, può essere pericoloso per un bambino partecipare alla festa di Halloween? Dipende. Dipende da cosa si fa durante i festeggiamenti, da quali principi vengono insegnati, dipende da quale predisposizione al mondo dell'occulto può inculcare una certa esperienza. Ma vedete, per un genitore prima ancora di chiedersi quale male può nascondersi dietro la festa di Halloween, sarebbe meglio invece domandarsi quale bene viene comunicato ai bambini durante questa festa? Quali valori? Quali ideali? Per poi magari capire che i santi ne sanno molto di più. Grazie.